Ragazzi, una cosa veloce prima che voi vediate il video. In questo video parlo di Minecraft Vanilla. L'unico problema è che mentre che sarò in Vaticano non uscirà nessun episodio. Perché gli episodi che ho registrato, sia in passato che sto registrando adesso, il computer, primo fa lagga quando li registro. E alcuni sono senza audio perché avevo sbagliato i settaggi del microfono e della webcam, quindi la GoPro non sta riprendendo, quindi c'è un casino assurdo e per questo non uscirà Minecraft Vanilla. Però appena mi arriverà il computer nuovo, quando mi arriverà, quando lo comprerò, quando mi arriverà, mi affretterò il più velocemente possibile a portarvi di nuovo Minecraft Vanilla. Intanto vi porterò magari minigames di Minecraft, altri video della serie principale o cose così. Comunque vi lascio al video. E bella a tutti ragazzi, qui è Bazzo che vi parla. Siamo di nuovo in un vlog fantastico. Non ci vedo niente in questa parte perché ci sono le luci che mi stanno puntando contro. Comunque, in questo vlog volevo dirvi un paio di cose e poi leggere le domande che mi avete fatto. Allora, una era che il 5 di febbraio partirò per il Vaticano, appunto. Sì, partirò per il Vaticano dal 5 fino al 14 febbraio per 9 giorni. Dovrebbero essere 9 giorni, almeno credo. E in questi 9 giorni, tranquilli, non cominciate già a dirmi: no, ma non usciranno i video! No, i video usciranno lo stesso. Li ho programmati, c'è di sotto il mio computer che sta andando al ritmo di quello della NASA 24 ore su 24. Però è soltanto un dettaglio. E andiamo a leggere le domande che mi hanno fatto. Allora, Gioele mi chiede: quando cominci Diablo e Prince of Persia? Mi saluti? Ciao, ti saluto. Va bene, non siamo in diretta. Quando comincio Diablo e Prince of Persia? Allora, la faccenda è: Diablo dovrebbe uscire, se non sbaglio, dovrebbe uscire mentre che io sono in Vaticano. Se non sbaglio. Quindi dovrebbe uscire intorno al 7. Dovrebbe uscire. Aspettatevi in quei giorni lì. 6, 7 più o meno. Comunque dovrebbe uscire a presto. Prince of Persia invece ho più dei problemi. Allora, io ci ho già giocato una volta. Unico problema. Adesso, cioè, ho praticamente dei problemi a farlo partire. Non riesce più a partirmi. Cioè, io lo avvio, tutto tranquilla, e crasha. Diventa tutto schermo nero e ti dice che il gioco non è funzionante. Quindi, Prince of Persia non so se riuscirò a farlo. Diablo, ve lo assicuro. Ho già registrato un gameplay. Allora, invece, Matteo mi chiede: qual è la tua canzone preferita? La mia canzone preferita, che è questa qua, ve la posso far sentire, si chiama Invincible. Credo che la sanno tutti, Invincibile. Scusate se si sente un po' male perché l'ho fatta partire dal telefono. Invece un'altra mia canzone preferita è quella, ci avete presente, del padre, del figlio, che c'è il padre col trombone e il figlio col frigorifero. Questa. Comunque, questa è la mia canzone preferita. Come passi la giornata? Allora, come passo la giornata? Dipende. Se intendiamo quando registro, quando devo editare o quando devo registrare ed editare contemporaneamente e anche pubblicare, come mi sta succedendo adesso, perché io dopo non ci sarò e i video devono uscire lo stesso. In quel momento io più o meno registro un video al giorno, riesco a editarne uno
il giorno dopo, in teoria dovrei riuscire a editare lo stesso video il giorno dopo, cosa che però non sempre succede, perché alcune volte l'editing richiede più tempo di altri, tipo un vlog come questo non richiede un sacco di tempo, mentre un Minecraft vanilla invece dove devo tagliare di qua, di là, di su, devo mettere sotto lì, sotto là, la musica di lì, di là, e devo continuare a tagliare, quello sì ci posso impiegare anche magari dico una mezz'oretta. Sì, ma tra tutto, dopo c'è il rendering del video che, siccome il mio computer è un po' vecchiotto, però comunque per quando tornerò dal Vaticano dovrei avere un nuovo computer, cioè spero, in teoria. Poi mi chiedono anche da dove arriva il nome Bazook, mi chiedono. Allora, il nome arriva dal mio cognome, anche se a prima vista non può sembrarci, non ci assomiglia niente. Il mio cognome, che sarebbe Mazzucchi, Alessandro Mazzucchi mi chiamo, il mio cognome quando ero alle elementari venivo sempre chiamato, siccome Mazzucchi era troppo lungo, venivo chiamato Bazook, no, Mazzuk con la M, sembrò siccome stonava, no? Io nel tempo l'ho modificato fino a cambiarlo con una B, e quindi da qua deriva il nome Bazook, che contiene quasi tutte le lettere, cioè Mazzuk contiene tutte le lettere del mio cognome ma finisce con la C, invece Bazook, che è quello che vi dovete ricordare proprio in mente, inizia con la B e finisce con la K, e il resto in mezzo è quello del mio cognome, A di Mazzucchi, Z e Z di Mazzucchi, e basta, sono le lettere del mio cognome. Poi, come ti è venuto in mente di fare video su YouTube? Allora, mi è venuto in mente di iniziare video su YouTube non di certo per guadagnare, anche perché io non guadagno niente, cioè è già tanto se tipo oh un centesimo, tanto non li posso prelevare. Mi è venuto in mente di fare video su YouTube perché io di verità ne guardavo e ne guardo ancora adesso, guardo tantissimi YouTuber e guardo tutti i loro video che pubblicano ogni giorno. Mi è venuto in mente di fare i video su YouTube perché io avevo provato a registrare appunto il primo video, se non l'avete mai visto, quello della Naruto Mod, andate in fondo a tutti i miei video e guardatevelo, che sta per raggiungere le 100 visualizzazioni, cioè almeno, sì è ancora 99 adesso che ho controllato io. E dal primo video mi è, soltanto a registrarlo mi ha ispirato la cosa, mi ha... ha cominciato gli iscritti, non è che io sia un milione di iscritti, quindi posso dire sì il mio percorso è molto lungo, no, cioè è iniziato a settembre dell'anno scorso, sì, non è neanche passato un anno, e siccome mi ispirava e appunto io gioco molto ai videogiochi e mi piaceva giocare ai videogiochi, un giorno ho detto beh, perché non fare video su YouTube? E allora mi sono messo a fare video su YouTube, quando ho visto che comunque della gente li guardava. All'inizio ero un po' scettico a dirlo ai miei amici, quindi sì, non diciamoglielo. Poi un giorno l'ho detto e vabbè, invece non è successo niente. Dovete fidarmi, se volete aprire un canale fatelo, non dovete avere vergogna. Cioè in fondo fai soltanto dei video. È come quello che si mette le foto su Instagram di ogni momento della sua giornata, da quando si sveglia al mattino e ha 85 milioni di selfie sulla sua pagina. A proposito, seguitemi su Instagram, metto il link qui sotto, in descrizione. Tanto questi gesti non li vedete perché sono sotto l'inquadratura. Comunque, queste erano tutte le domande, se non sbaglio, sì, erano tutte le domande. Ok, quindi... ricapitolando un po' questo vlog, dal 5 al 14 sarò in Vaticano, i video usciranno lo stesso, tra poco uscirà Diablo 3, riuscirà un altro episodio della Vanilla, credo e spero, e dovrebbe uscire un altro episodio di giochi da smartphone, altri due se non sbaglio. Ok,
E ci vediamo alla prossima e ciao!